Nel corso dei lavori del 23° Congresso Nazionale della Società Italiana di Pneumologia in svolgimento da Cireale, si è parlato anche del limite degli approcci tradizionali nel trattamento della BPCO. Abbiamo approfondito il tema con il professor Santus, che ne ha parlato al Congresso. Quante classi principali di farmaci inalatori sono attualmente disponibili per il trattamento della BPCO? Ma le classi sono fondamentalmente rappresentate dai broncodilatatori, i quali si dividono a loro volta in anticolinergici, beta 2 stimolanti. Attualmente accanto a questi abbiamo anche gli steroidi inalatori. Vengono poi miscelati in modi diversi, tanto da portare o ai singoli broncodilatatori o alla doppia broncodilatazione in formulazione unica, oppure alla triplice terapia che contiene LAMA, LABA e steroide inalatorio. Per quali pazienti con BPCO si impiegano alla luce delle linee guida attuali? Ma fondamentalmente le linee di indirizzo GOLT identificano diverse classi di pazienti e l'indicazione all'utilizzo di questi farmaci è attualmente da ricondurre ai sintomi respiratori, alla storia di riacutizzazione e al livello di eosinofili nel sangue periferico. Ove ci sia una storia di riacutizzazioni come frequenti o gravi e presenza di eosinofili, è indicata la doppia broncodilatazione più lo steroide inalatorio in formulazione tripla. Ove invece ci sia la presenza di un livello di eosinofili basso, di bassa storia di riacutizzazioni e presenza di sintomi, è indicato l'utilizzo della doppia broncodilatazione. Nella sua relazione lei ha parlato del limite degli approcci tradizionali al trattamento. Allora, quali sono questi limiti e ci sono delle novità in arrivo? Ma i limiti direi che sono fondamentalmente dei limiti da ricondurre ad una questione di tipo puramente fisiopatologico, scientifico se vogliamo, legata all'approfondimento dello studio della funzione polmonare, atta a riscontrare ed identificare delle alterazioni precoci a livello delle vie aeree che peraltro va di pari passo con la presenza dei sintomi respiratori. Questo ci permetterebbe di identificare il più precocemente possibile i pazienti BPCO o comunque la presenza di lesioni fisiopatologicamente evidenti che potrebbero essere l'inizio e la fase precoce di una malattia e quindi la eventuale opportunità di intervenire il più presto possibile in modo tale da ridurre o limitare la progressione della malattia.